L'arte urbana è un fenomeno in continua evoluzione, un movimento che passa dalla protesta alla riqualificazione dei luoghi. Questo fenomeno sta vivendo una nuova visione più umanitaria e sociale, trasformandosi in arte necessaria ed utile alla collettività. L'arte urbana va incontro alla gente per cambiare il volto dei territori e la vivibilità delle persone, accompagnandole in quel cammino che le porta a riappropriarsi della propria dignità culturale e sociale. Un fenomeno capace di interagire non solo visivamente, ma anche fisicamente con la gente, suggerendo delle nuove modalità d'uso e diventando un simbolo iconografico per la città, una cartolina per la promozione di un territorio. La potenza dell'arte urbana è quella di avere un'energia visionaria che prova ad assorbire e inghiottire anche solo per pochi minuti il passante che attraversa la città. Continuiamo a coltivare dove tutti dicono che non cresce nulla. Oh, Wanyu, ça commence! Sono Tony Gallo, l'opera che ho presentato qui a Taranto parla un po' del mio mondo fantastico, ho cercato di raccontare una delle mie fiabe dove c'è un soggetto principale che è l'elefante che viene sollevato da una bambina su una giostra, proprio per dare l'idea di se uno vuole può anche arrivare a raggiungere dei traguardi, a battere dei muri e a riuscire nella propria vita. E mi è piaciuta molto l'idea che la zona in cui ho lavorato ha delle giostre per bambini, c'è una grandissima presenza proprio di bambini, quindi ho cercato subito di interagire con il luogo e anche i colori che ho portato su quest'ultima opera, un po' una mia sperimentazione, sono molto più accesi, ho utilizzato il giallo che è un colore che di solito non utilizzo mai, anche se è un colore che mi piace molto. Le persone qua sono state fantastiche con me, hanno interagito benissimo, è stato un bellissimo proprio c'è stato un bellissimo calore da parte loro e infatti mi hanno offerto il caffè, mi davano da bere, cercavano di aiutarmi proprio perché erano contenti di quello che stavo facendo, è piaciuta molto e questa qua è la mia più grande soddisfazione. Volevo portare dei colori abbastanza esplosivi proprio per dare un richiamo, anche per dare quello che è un televisore al cielo aperto dove i bambini possono sedersi e guardarsi l'opera e portarsi a casa qualcosa sicuramente. Il progetto Trust nasce da un'esigenza, una volontà, un desiderio da parte di tarantini che avevano intenzione, hanno l'intenzione di sviluppare il territorio urbano attraverso la street art, attraverso il movimento artistico-culturale più innovativo del XXI secolo. È curioso il fatto che questo desiderio si sia sposato proprio con il progetto Guli Urbana. Guli Urbana è un progetto nato 10 anni fa in terra calabra e nasce proprio dalla voglia, dal desiderio di giovani abitanti del posto di sviluppare il territorio attraverso la street art. L'anno scorso, nel 2020, quando Mario Pagnottella dell'associazione Mangrovie
appassionato appunto del progetto Guglia Urbana, ci chiamò per portare nel suo territorio questo progetto, questo movimento, questa attitudine. Ci capimmo subito fin dall'inizio. Ed era curioso il fatto che anche l'amministrazione nello stesso periodo voleva portare questa innovazione urbana. Iniziamo nel 2020 operando qui a Paolo VI e anche a Taranto Centro e lasciando quattro opere importanti che fecero molto rumore proprio perché era un'innovazione, era una novità. Con il progetto Trust in queste due edizioni, 2020-2021, sono state curate, sono state realizzate ben 22 facciate, ben 22 opere. 22 opere realizzate da artisti di fama nazionale e internazionale. Io personalmente sono felice del fatto che Guglia Urbana sia riuscita ad iniettare quella voglia, quel desiderio di cambiamento e quell'attitudine che associazioni del territorio, ma soprattutto abitanti del territorio, hanno recepito fin dall'inizio. Io sono Belin, Miguel Ángel Belinchón, e vengo del sur di Spagna, di Andalucía, da una piccola città che si chiama Linares. E bueno, os voy a contar un poco sobre la obra che pinta dentro di una collezione che si chiama Exégesis. È una bañista che sta ispirata in un quadro di Picasso titulato Las tres bañistas o Las bañistas. Al final, lo che io quiero reflejar con esto è, pues nada, la mujer empoderada, fuerte, victoriosa, con los brazos en alto y viéndose ella bella. Entonces, esa figura femenina, pues yo quiero que la gente la vea como eso, ¿no? Que pasen los niños y pasen las niñas y se vean reflejadas en un mural, en una pieza de 7 plantas. Eso me parece algo muy, muy chulo. Los colores de la obra para mí son muy importantes, cuentan mucho. Hablan de ella, hablan del lugar, hablan del mar, hablan del cielo. También va a ser bueno porque cuando en los días tristes y en los días grises, pues esa obra transmitirá vida, transmitirá pues ese mensaje y esa vida que es lo que necesita la gente cuando pase por la calle. Al fin y al cabo, lo que hacemos los artistas urbanos es sacar el museo, sacar nuestro estudio a la calle. Y es una cosa muy chula, que la gente puede disfrutarla y me parece algo pues, que tiene mucho valor. No solo mi obra, sino de cualquier artista urbano, cualquier obra en la calle. Me parece una chulada. Por ejemplo, el Trestemann, que está pintando también cerca mía, es una preciosidad lo que está haciendo. Yo creo que el arte público es muy importante, que proyectos como este nunca podrán dejar, no deben de parar. Tiene que haber cada año, tiene que haber nuevos proyectos en todo el mundo, porque así acercamos el arte a los más pequeños y a la gente que no va a museos. Y eso, al fin y al cabo, si tú estás en un barrio, como puede ser este, y te encuentras con que hay murales en las paredes, esos niños van a crecer con una sensibilidad especial por el arte. Taranto è una città molto grande, Alessandro Leogrande l'ha definita un groviera, ci sono degli spazi che si sono sfilacciati nel corso del tempo di pari passo con la crisi economica, la crisi dello stabilimento siderurgico e anche la perdita di una certa identità culturale che era tipica di questa comunità. Quello che abbiamo fatto in questi anni insieme ai cittadini con un grande momento di partecipazione è stato costruire un piano di transizione che in qualche maniera, oltre ad occuparsi della rigenerazione urbana di questi quartieri, della riconnessione di queste comunità sfilacciate all'interno del nostro territorio comunale, si occupasse anche di far cambiare qualcosa qui dentro, nella testa delle persone. Avevamo bisogno di un nuovo approccio culturale alle questioni della transizione, avevamo bisogno che psicologicamente i nostri giovani ritenessero verosimile impegnare il loro futuro qui, a cominciare dalla ricerca del bello, che in qualche maniera stimola anche l'iniziativa d'impresa, stimola l'attrattività verso gli investitori, verso i visitatori, ed è quello che sta avvenendo a Taranto da qualche anno a questa parte con, devo dire, una grande convinzione, una grande consapevolezza da parte di tutti gli strati sociali della nostra comunità, non soltanto di quelli più alti, come a volte avviene, come dire, in questi processi. Il progetto Trust è stato da questo punto di vista fondamentale perché ha rappresentato
quello che noi chiamiamo un test di resilienza per la città. La città si è specchiata, come dire, finalmente dopo tanto tempo, non ha avuto più vergogna di guardare i suoi mali, di comprendere in che direzione doveva cambiare e come poteva farlo insieme alla cultura, insieme al bello. Cultura e bello che poi generano anche ricadute economiche. Mi piace citare a proposito del progetto Trust anche l'impegno nei laboratori di comunità che in qualche maniera sta arrivando fin dentro le famiglie, fin dentro i gruppi intermedi, quindi non è un'operazione soltanto artistica, soltanto estetica. Io credo che abbiamo raggiunto questo obiettivo, io credo che finalmente Taranto sta cambiando la sua immagine, ma lo sta facendo dal di dentro, non soltanto, come dicevo, in termini di rigenerazione urbana. E questo per noi è importante perché vogliamo proseguire su questa strada, vogliamo rinnovare l'impegno nei prossimi anni con le associazioni del progetto Trust e vogliamo fare in modo che questa metodologia, questo test di resilienza, sia un driver definitivo di sviluppo per questa città. Hola, soy Marta La Peña, vengo desde España, más concretamente en Madrid, aunque soy de un pequeño pueblo de la provincia de Soria. Y bueno, he venido a Italia y os voy a contar un poco sobre mi obra. Y bueno, yo trabajo actualmente el bodegón y pues parto siempre como de escenas cotidianas, ¿no? Como que me centro un poco en elementos que nos rodean a todos, que a veces dejamos pasar como desapercibidos y para mí tienen como una importancia, pues eso, en nuestras vidas, en nuestro pasado, nuestros orígenes, y me gusta darle como valor un poco en ese sentido. Me gusta siempre hacer como un estudio previo de lo que ha podido suceder en ese mismo lugar, en el entorno, qué costumbres hay o las raíces, tradiciones, lo que sea. Y bueno, investigando un poquito, vi pues la importancia que tenían aquí los cítricos, las frutas, y bueno, por lo que pasó en tiempos pasados, ¿no? De lo que fuimos ahí una vez que ahora nos hace estar donde estamos ahora. Y algo tan sencillo aparentemente como son las frutas, pues solucionaron a los marineros cuando pasaban largas temporadas en el mar y vino la plaga del escorbuto y muchos se enfermaban y demás, al final se dieron cuenta que la solución era tomar limón porque tenía mucha vitamina C. Me pareció como una historia bonita y sugerente que con algo tan sencillo que eso que tenemos como en el día a día, también había dado como parte de esencia a Italia porque luego pues se plantaban muchos limoneros y demás. Y entonces bueno, jugando un poco con eso y lo que decía antes, como con composiciones más cotidianas de lo que puede pasar en nuestras casas, el día a día, cosas a las que no les damos importancia, pero que al final forman parte de nuestras vidas, y como pues, reavivar un poco esa esencia, y ha terminado siendo pues, esta composición como de una escena tranquila, como si fuera el salón de tu casa, con esas frutas y con lo que tenemos en nuestra casa. Per quanto riguarda il processo creativo, io parto da una frase, in realtà da un testo. Il testo in questo caso era molto esplicito, molto chiaro. Non si può più subire il ricatto tra lavoro e salute, non si può accettare il fatto che per lavorare si debba o morire sul lavoro per la mancanza di misure di sicurezza o addirittura lavorare in contesti in cui proprio l'ambiente lavorativo e l'apparato in cui si lavora inquina e distrugge un ambiente esterno di un'intera città. Ciao a tutti, sono Iorit, sono qui a Taranto. A Taranto sto dipingendo il volto di Giorgio. Giorgio è un ragazzino che se n'è andato troppo presto, che ci ha lasciato troppo presto. Purtroppo non è un caso isolato, ma è quasi la normalità. Inizialmente, parlando con i ragazzi dell'organizzazione, era un po' titubante, perché comunque è una figura molto forte, una figura di impatto, una figura anche che, essendo un ragazzino, può scuotere molto le coscienze, però in realtà forse è proprio quello che si deve ottenere, forse si deve proprio parlare di questo, si deve ottenere, si deve fare rumore, si deve ottenere in qualche modo un risveglio dei tarantini, ma soprattutto dell'Italia sulla questione su Taranto, sull'Ilva, sull'ex Ilva. I segni rossi che sono sul volto di Giorgio sono anche su tantissime altre figure che per me fanno parte della tribù umana. La tribù umana per me è un ideale di miglioramento del mondo. Penso che vivere soltanto per i propri egoismi personali non è che sia una vita così interessante. Invece combattere per qualcosa di più grande, che accomuna persone così
pesanti, persone così importanti nella storia come Martin Luther King, Pasolini, Nelson Mandela, sia qualcosa di più che possa elevare la vita di una persona comune a qualcosa di più importante. Quindi questi segni sono anche sul volto di Giorgio, che in qualche modo, anche se è una vittima, anche se è un ragazzino morto a 15 anni, ha dato vita a un movimento di lotta e di, se vogliamo, anche di ribellione contro questa situazione assurda che purtroppo i cittadini di Taranto sono costretti a vivere. È quello che ho percepito sempre, no? da Tarantino, ma penso come me tanti, no? L'enorme potenziale di tutto quello che mi circondava. Anche un po' con gli occhi dell'innocenza, dell'incoscienza di un bambino, no? Il vedere possibile quello che nelle menti più adulte, no? Un po' più razionali, è impossibile, impraticabile per leggi non scritte e neanche tanto esplicite. Poi la scintilla è avvenuta quasi 3 anni fa, perché riguardando, ero tornato da poco in città perché avevo studiato fuori e mi sono accorto di una grande cosa che non prima ho ricordato da quando ero piccolo, da quando ero bimbo. Cioè, le enormi pareti che ci sono a Taranto, enormi pareti cieche, grigie, senza colore, no? senza motivo, direbbe un bambino anche. E quindi lì la scintilla. Ha detto, perché non trasformare uno spreco di vite, anche di persone che vivono e abitano dei posti, di spazi abitativi, di pareti, in un'opportunità? Perché il grigio deve essere una negatività quando può essere un'opportunità. E quindi, insomma, ci ho pensato un po', mi sono informato un po', mi sono appassionato tanto anche al movimento e poi in un certo senso ho incontrato e voluto incontrare i ragazzi di Guglia Urbana, perché ragazzi del sud come me, che pensavo sicuramente condivideranno i miei stessi punti di vista, il mio stesso vissuto in maniera diversa, ma da ragazzo che abita periferie del sud, abita periferie del mondo anche e dell'Italia. Quindi ci siamo contattati, ho sentito Giacomo, Andrea, Mattia e poi, insomma, si è realizzato tutto questo. È stato abbastanza naturale, no, quello che è avvenuto. Questi anni la tematica Taranto l'ho portata spesso in giro, nei miei pezzi, in altre città, l'ho sempre, in qualche modo ce l'ho sempre infilata, l'ho sempre voluta denunciare come cosa. E qua invece, a differenza delle altre città dove io denunciavo quella che è la situazione di Taranto, qua invece ho cercato di portare un messaggio positivo per la città e per i cittadini, perché senza mettere nulla di negativo, visto che la negatività ce l'abbiamo già. Vabbè, in primis è una città dove ci sono nato, sono cresciuto, ci ho lavorato, ci ho dipinto. E il legame è fortissimo, perché comunque me la sento anche con il fatto che mi sono dovuto purtroppo trasferire per cercare degli sbocchi in quello che faccio, cioè comunque siamo legati, c'è un legame fortissimo. L'opera è la reinterpretazione dell'albero della vita, dove al suo interno crescono degli esseri viventi della natura e, aiutandosi a vicenda l'un l'altro, cercano di preservare il proprio habitat per non rischiare di estinguersi praticamente. E in tutto ciò però si cerca, mentre questo ciclo perfetto funziona perfettamente, si cerca di liberare un'ape da una sfera dove al suo interno c'è la fabbrica, ma l'uccello che prova a liberarla non ci riesce, perché è comunque chiuso in gabbia, cerca, sta quasi per spaccare la gabbia ma non ci riesce. Poi durante le giornate glielo si è spiegato, tutti che venivano a chiedere il perché, cosa fosse, cosa non fosse. E spero che abbiano apprezzato e soprattutto colto il messaggio, che alla fine, quello che è il messaggio è che l'unione fa la forza, e che essendo come popolo, essendo tutti uniti, potremmo magari risolvere alcuni problemi. Io mi sono sentito utile.
Mi nombre es Lidia Cao, soy ilustradora y muralista de Galicia, en concreto de un pueblo que se llama Ordes, en la provincia de A Coruña, y me dedico al mundo de la ilustración hace 5 años, y en el tema del muralismo me dedico hace 4 años que empecé. Y en mis obras suelo tratar temas femeninos y como narrativas con una atmósfera onírica, y trato mucho el volumen a través de la línea y los colores planos y saturados. Y en este caso, en Taranto, quise representar un poco el ambiente de la vía Ancona, que es como un ambiente súper humilde, de familias humildes, y sobre todo pensé en los niños y en las niñas. Y quise representar como los problemas que ellos sufren en sus familias y lo que para ellos representa, que es como que no, esos monstruos interiores no tienen vacaciones. Por mucho que los niños tengan vacaciones en verano, el monstruo reside ahí aún. En esta obra me inspiré un poco, pues eso, en la infancia de estas familias, y quise representarlo justo aquí para que la gente, tanto de aquí como de fuera, lo vea, se pare a pensar, a mirar y por qué hice esa obra. Entonces también me gusta ser un poco directa e indirecta, como que no se intuya la primera qué es exactamente, para que la gente reflexione y se pare a pensar un poco de por qué esa obra aquí. Io sono psico e il mio modo di lavorare principalmente parte da una serie di fotografie, quindi dei frame, che poi vado a sovrapporre e a decidere insomma quali parti di uno o dell'altro tenere. Questo mi serve per creare una sorta di spazio temporale o comunque un movimento all'interno del disegno. La scomposizione e la frammentazione, la decostruzione insomma dell'immagine è legata un po' appunto a tutti i miei lavori, no? Quindi il concetto è quello di creare una sorta di vibrazione o di movimento all'interno del disegno. Il glitching, o comunque questa decomposizione, perché? Perché lo vedo come uno sfaso temporale, quindi molto, come si può dire, vicino ai giorni nostri, in quanto appunto questa decostruzione viene fatta attraverso dei pixel, quindi è qualcosa di digitale, no? E le immagini che vado poi spesso a rappresentare sono comunque immagini del mondo contemporaneo, quindi foto che vengono prese da situazioni odierne, non né del passato né del futuro. Il concetto appunto di sfase, di glitching, credo che tutti noi, ecco, possiamo un po' riconoscerci, no, in questo sfaso, in quanto la nostra vita oggi viene un po', viene vissuta, diciamo, in maniera alla giornata, no? Anche chi ha un lavoro fisso, comunque chi ha questa illusione di poter avere questo lavoro per sempre, non è più così, non è più come una volta che per essere licenziato dovevi dar fuoco alla fabbrica. Oggi la fabbrica può chiudere da un giorno all'altro e tu ti ritrovi a casa, ecco. In questo caso specifico ho deciso di rappresentare una scena di casa, quindi fondamentalmente la mia ragazza che scrive una lista o un diario piuttosto che una lettera, comunque scrive su un foglio di carta in una cucina alla sera dopo cena, quindi una scena dove tutti si possono un po', poi anche tutte le donne si possono poi anche immedesimare, e in mezzo a questo disegno ho scritto Rebooting System, quindi riavvia il sistema, perché non credo che sia scrivere la spesa, la lista della spesa, a fine giornata
ti fa pensare a quanti soldi hai, quanto puoi spendere, se hai dei figli, come poter fare insomma ad arrivare a fine mese, no? Credo che chi più o chi meno abbia vissuto o vive queste situazioni. Io spero insomma che prima o poi si arriverà ad avere qualche diritto in più, ecco, anche per tutti, insomma, che non ci siano i ricchi ricchi e i poveri poveri, ecco. Sì. In qualsiasi paese o città che, in cui andiamo, cerchiamo sempre una base, perché la street art di per sé è prepotente, no? Entri in una città, operi, no? crei delle opere d'arte e poi vai via, e quelle opere restano a chi vive quella città. Quindi per noi è importante capire fin da subito, fin dal principio, le esigenze e il tessuto sociale in cui andremo ad operare. Sono numerosissime le collaborazioni con insomma, diversi enti e associazioni. C'è la collaborazione con l'amministrazione di Taranto e l'associazione Mangrovia per il progetto Trust, che ci ha permesso di organizzare quello che probabilmente nel 2021 è uno dei festival di street art più importanti in Europa. E riuscire ad organizzare un progetto che accoglie 16 artisti diversi da ogni parte d'Europa ha dell'incredibile, perché ogni minima cosa è moltiplicata appunto per 16, quindi richiede un impegno fisico e psicologico veramente, veramente mostruoso. A noi però ci ripaga il fatto che siamo riusciti veramente a cambiare il volto di una città. E il volto è il tipo di pensiero che le persone rivolgono verso questa città. Purtroppo di Taranto, per quanta storia abbia, se ne sente parlare sempre in un determinato modo, mai per aspetti positivi, no? Adesso finalmente, per esempio, ora siamo qui in questa zona di Paolo VI che viene chiamata Case Bianche, ora sarebbe il caso di iniziarle a chiamare case colorate, no? Soy Grasser, soy un artista español que actualmente vivo y desarrollo mi trabajo en Milán. Últimamente, en el desarrollo de mi trabajo, suelo hacer una especie de enfrentamiento entre arte clásico y arte moderno o contemporáneo. Hago esta mezcla entre una escultura clásica, porque últimamente lo que siempre hago son esculturas famosas de artistas conocidos. Me gusta hacer la representación mía actual de estas esculturas que para mí son obras maestras, ¿no? Actualmente aquí en Taranto, cuando me ofrecieron la posibilidad de trabajar aquí, me hicieron ver una fotografía de la ubicación donde tenía que realizar yo mi intervención. Y hablando con la gente de la organización, al final decidimos que era la mejor opción sería hacer un Neptuno. Para mí es una figura que ya he representado varias veces, pero en tela, solamente en cuadros, no la he representado en una pared, y me hacía mucha ilusión hacerlo, ¿no? Además, el entorno de la ciudad, la parte que es junto frente al mar, toda la parte antigua, no había otra alternativa posible de hacer otro tipo de trabajo. Al final, el Neptuno era la única opción. Para mí, el arte en general, tanto la pintura como la escultura, es algo universal. Una vez que el artista lo ha creado, se convierte en iconos y es algo universal para todos. O sea, entonces, para mí,
el sentido de encontrar una pieza o una escultura, en este caso, que me representa, que me parece muy interesante, aunque sea del lugar que sea, a mí me parece muy interesante ofrecérsela a otras personas en otras partes del lugar, de otras ciudades, ¿no? Eso de esto es de aquí y se tiene que hacer aquí, no tiene sentido para mí. Al final es algo universal. Entonces, el hecho de llevar, por ejemplo, una obra que yo he encontrado en el Louvre, por ejemplo, y traértela a París o llevártela a Madrid, me parece una cosa súper interesante, porque habrá gente en Madrid que no tiene la oportunidad de ir a París y poder ver esa obra en directo, ¿no? Entonces, para mí es algo esencial y básico, ¿no? Porque el arte, como bien decía antes, es universal, ¿no? Taranto Regeneration Urban Street è un progetto fortemente voluto dal sindaco Rinaldo Melucci, del quale mi onoro ovviamente di dover essere poi il braccio operativo in questa azione, in questo progetto. È un progetto che si basa su quello che è il nostro piano strategico Ecosistema Taranto, un progetto che parte e che ha come asset la diffusione dell'arte, della cultura e del cambio di paradigma nella narrazione della nostra città. Una città con 3.000 anni di storia, meravigliosa, capitale della Magna Grecia, una metropoli vera e propria che con ambizioni a diventare una vera e propria capitale europea. Ed è su tutto questo che si basa il piano strategico che abbiamo voluto mettere in campo, che è un piano strategico a medio e lungo termine, che è con un obiettivo di arrivare fino ai Giochi del Mediterraneo del 2026, quindi con una riqualificazione e rigenerazione dell'intero tessuto urbano. Chiaramente la street art rappresenta uno di quegli elementi principali da cui si parte per dare dignità ai quartieri spesso periferici. Periferie che mi piace non definirle tali, perché l'idea è quella di quartieri che comunicano tra loro proprio attraverso le opere di artisti internazionali, come nel caso del progetto Tras. Abbiamo fatto una sperimentazione lo scorso anno concentrando le prime 4 opere nel quartiere Paolo VI, in particolar modo alle Case Bianche, e devo dire che ha avuto un effetto sorprendente, un po' aspettato perché era pianificato, ma che è andato al di là di quelli che erano i miei obiettivi, perché ho notato un notevole miglioramento nell'attenzione, nella qualità della vita nei luoghi comuni, quindi proprio lì dove sono state fatte le opere da parte dei residenti, e anche una percezione diversa nei confronti del luogo dove loro vivono, perché hanno cominciato ad amarlo un po' di più, hanno cominciato a parlarsi di più tra di loro, quindi stiamo eliminando attraverso l'arte e la cultura anche quelle lacerazioni interne dovute agli ultimi 60 anni di industrializzazione che hanno un po' ingrigito non soltanto la città ma anche proprio gli animi degli tarantini stessi. Per cui forza Taranto e forza Progetto Trust. I try to use personal relationships and connections that I have with people as a way of talking about broader issues, but I try to talk about things poetically rather than directly, because I think that it's nice sometimes to dance around things. I think art provides a really nice way to discuss issues without being too dictatory with it in a way, or you know, it gives an opportunity to share opinions lightly, and I think that's, yeah, mainly what I aim for, is kind of painting with poetry in a way. I think I paint as a way to break down and understand and connect with the world around me and with other people and with everything that's going on. I think it's just my way of responding to that, basically. Thank you.
I kind of pick up on specific people around me and you know their behaviors, and then I try and put those into images that might resonate on a you know a wider circumference. So it might be something that I pick on that's very personal to that one person, but I hope that it will have more of a universal message when it's painted. Questo qua è il nostro. Può creare, può fare tutto con la pittura. Alors, je suis Trois Têtes Man, donc un artiste français. Je viens de Lille et je réside en Espagne depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et mon processus de création, en fait, ça consiste à faire de l'investigation un peu dans la matière, c'est-à-dire que j'aime jouer, j'aime que ça se ressente dans le processus créatif. Donc, en fait, ça m'amène à jouer avec plein de matières différentes. Je fais des œuvres avec du ciment, avec de la céramique, avec du mural de grand format et des tableaux aussi. Et donc voilà, en fait, l'art, c'est pour moi, c'est un terrain de jeu dans lequel je m'amuse, basiquement. Donc, je suis à Taranto. Et là, en fait, en l'occurrence, là, le mur que j'ai voulu, que j'ai voulu réaliser, c'est... j'avais envie de... Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'était par rapport au jeu, au processus du jeu. J'avais envie vraiment d'être dans la création du début à la fin. Donc vraiment que ça, qu'on ait l'impression que ce soit une peinture, j'ai envie de dire, pas classique, mais en tout cas un peu dans le style du début du siècle, les fauvistes et tout ça. Et donc c'est un paysage, qui peut être un peu... Ça pourrait être un paysage d'ici, en l'occurrence un paysage de Tenerife, mais c'est pour dire que... Bah, la nature, c'est un peu le patrimoine de l'humanité, un peu, et donc derrière, c'est la même chose le fait que ce soit un paysage de là-bas ou d'ici, c'est une espèce d'ode à la nature, donc un hommage, et pour dire aux gens que voilà, il y a des fois, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir regarder les choses, et puis il faut savoir profiter un peu de ce que nous offre. Ce que nous offre la vie, des fois. Pourquoi j'ai envie de travailler avec les couleurs vives? Parce que pour moi, ça, c'est une forme d'exprimer de la gaieté. Donc, ça égaye un peu l'atmosphère. Ça appelle l'œil. Donc, en espagnol, on dit llama el ojo. Donc voilà, il y a d'une part ça, et puis c'est surtout parce que j'ai envie en fait d'exprimer de la joyeuseté, de la positivité. Et je trouve qu'à travers les couleurs vives, eh ben, on exprime plus de positivité, de dynamisme et d'allégria. Soy Elisa Capdevila, artista de Barcelona. Me dedico sobre todo al muralismo. Mi arte dentro del arte figurativo, del realismo, trata una pintura muy íntima. Hablo de temas diversos, pero con muchas veces aparecen relaciones, la relación con uno mismo, la relación con el otro, escenas cotidianas. La maternidad. Me fijo mucho en mi experiencia vital para explicar también mediante la pintura. Para el mural que he realizado aquí en Taranto, quería representar una escena que fuera muy cotidiana, algo que todos pudieran reconocer dentro de su entorno o dentro de sus casas. Y aparte quería crear algo con colores vivos que diera un poco
alegría a la zona, digamos, ¿no? Que tuviera colores vivos. Y elegí una imagen de un gato mirando hacia un lado, digamos, en el suelo, a modo de bodegón, con tonos amarillos. Simplemente me gusta que el espectador pueda entretenerse en la obra mirando los colores, mirando las pinceladas. Hay mucho trabajo a la hora de elegir cómo pintar, las pinceladas, etc. Y no hay ningún mensaje muy directo, simplemente cada espectador puede encontrar diferentes cosas dentro de la obra. Sono Antonino Perrotta, in arte a Torre. A Torre è il contrario del mio cognome. Mi piace firmarmi così da quando ho iniziato questo percorso nell'arte urbana. In genere quando lavoro e mi trovo in posti differenti mi piace sempre rapportarmi un po' con l'architettura del posto e anche in qualche modo anche con la storia del luogo in cui devo realizzare l'opera. In particolare qui a Taranto ho creato un'opera, un bozzetto che in qualche modo si integrasse anche un po' con il luogo, un bambino che apre una tenda che metaforicamente è rappresentata dal cielo, di dietro di questa tenda c'è uno schema di colori, un po' questi colori dovrebbero rappresentare il bello della vita e per me dovrebbero anche un po' sensibilizzare anche alla cultura e all'arte, un po' quello che dovrebbe essere la funzione di queste opere, anche in qualche modo riassumere il concetto di proprio sensibilizzare e stimolare al culto del bello, no? Mai come questa volta credo che l'opera sia azzeccata per il posto, un po' per fortuna, forse un po' per intuito, credo che sia l'opera giusta nel posto giusto. Mi sono trovato molto bene a lavorare in questo quartiere perché le persone sono molto accoglienti, non ci è mancato nulla e soprattutto non ci è mancato nulla dall'organizzazione, quella urbana che ci ha coccolati fin dall'inizio. Aunque me gusta siempre trabajar con personajes que viven en el sitio donde voy a pintar, a veces llevo una idea más clara de lo que quiero hacer desde casa, entonces utilizo las personas o los habitantes del sitio para crear una escena y representar una idea que a mí me interesa. Y bueno, porque me gusta también que ellos sean los protagonistas, ¿no? Pero bueno, entonces hay otras veces en que no llevo tanto una idea pensada mía, sino que me gusta más encontrar la propia idea en el lugar. Una idea que pueda ser representativa para ellos y que también sea algo significativo para mí, ¿no? Entonces intento encontrar en ellos o en estos lugares cosas que me puedan llamar mi atención o que me puedan despertar cierto interés para poder contar estas historias. Entonces, en este caso estoy pintando un pescador porque bueno, creo que es uno de los trabajos más típicos de aquí, creo que es un trabajo digno de homenajear. Y este pescador lo fotografié los primeros días que estuve aquí, cuando fui al puerto a sacar algunas fotos por la mañana y vi que él estaba como lejos con la barca. Entonces pensé que me gustaría tener una cámara más buena para poderlo coger más el retrato, pero no era posible. Entonces fui esperando a ver si se acercaba y sí, el hombre iba remando y llegando más, a,
más cerca de nosotros. Entonces, cuando vi que estaba a punto de aparcar la barca, pues bajé, yo lo fui siguiendo por el puente y lo pude conocer. Estuve hablando con él, le comenté si le podía sacar unas fotografías y él estaba muy contento de hacerlo, así que los dos salimos ganando. Y fue, bueno, fue muy bonito también establecer esta pequeña relación con él, porque se sintió como que alguien pues le estaba prestando interés a su trabajo y a su oficio, ¿no? Imagino que para él también sería divertido. Y aunque aún no sabe que está pintado aquí a 30 metros de altura, pues si algún día lo ve, que seguramente sí, imagino que le hará mucha ilusión. Mi lenguaje artístico se expresa mediante la pintura. En mi caso es pintura figurativa, pintura realista, podríamos llamarla. Y me interesa darle también un toque como un poco impresionista, ¿no? Que se vea la pincelada, que se vean las separaciones entre los colores. Y aunque a veces cuando trabajo en estos tamaños tan grandes es muy difícil de conseguir, porque estás muy cerca del muro y podrías perder el control. Aún así lo intento, pero en este tipo de muro más grande me queda un poco más realista, un poco más fotográfico, digamos. Cuando trabajo más en pequeño sí que intento con los rodillos pues darle un toque más suelto y que se vea un poco más la pincelada, sobre todo, que es lo que más me gusta, ¿no? Que vibre un poco la imagen. Sono Carly Tops e sono tra gli artisti locali, sono di Palagiano, quindi riconosco abbastanza bene questo posto, e frequentando anche un po' lo stadio che è proprio nei pressi di questo sottopassaggio. Ho voluto realizzare in questo sottopassaggio uno dei miei classici pattern, perché io lavoro soprattutto con queste decorazioni, faccio più decorazioni che figure e tutto il resto, e mi sembrava opportuno realizzare un'opera così super colorata per dare più colore possibile a questa zona che è un po' degradata a Taranto. Quindi usando questi 5 colori che sono praticamente la quadricromia che io utilizzo abbastanza per le mie decorazioni murali. È un lavoro molto molto grande che mi sta portando via abbastanza tempo, però va abbastanza bene e mi sto divertendo abbastanza in questo progetto Trust. Io ho iniziato la mia carriera artistica utilizzando gli stencil, utilizzando il proiettore, disegnando figure e volti, però poi col passare del tempo ho capito che il mio genere era esattamente la decorazione. Dopo che sono stato in Messico e ho avuto questa esperienza molto forte che mi ha fatto sviluppare questi pattern, questi moduli che si ripetono all'infinito e che colorano qualsiasi tipo di spazio. Io sono partito dalle piastrelle, dalla creazione di piastrelle, però poi siccome sono molto appassionato del disegno sui muri, del graffito in sé per sé, ho voluto continuare questa mia passione facendoli direttamente a mano libera sul muro. Questo pattern in particolare si chiama Palm perché mi ricorda le ombre delle palme che vengono trasposte dal sole, cioè sull'asfalto, sulla strada. Per questo l'ho voluto chiamare Palm, aggiungendo delle colorazioni mie che mi piacciono molto, che sono il giallo, il rosa e il blu, oltre al bianco e al nero che fanno, diciamo, il disegno originale. Io sono Sterial e in questo momento mi trovo qui a Taranto, quartiere Paolo VI, per il progetto Trust. Allora, chi un po' mi conosce sa già come operano i miei lavori, quindi come io opero. Quindi mi piace arrivare sul posto dove dovrò dipingere e cercare qualcuno da fotografare che possa raccontare una storia, che possa raccontare la storia del posto. Generalmente io appunto dipingo donne e quindi mi piace raffigurare le donne, la forza che hanno le donne, anche nelle piccole cose, donne che raccontano la località, che raccontano le tradizioni. Quindi raffigurerò questa ragazza che appunto allatta, è una ragazza che è qui del posto, che è di Taranto, che ho conosciuto appunto quando sono arrivata e che si è prestata per essere fotografata e poi raffigurata su muro. E quindi per me questa è una cosa molto importante e tra l'altro Taranto
affrontato il tema dell'allattamento in maniera anche più specifica, proprio perché ci sono state le ricerche dove hanno constatato che nel latte materno delle persone del posto ci fossero delle sostanze inquinanti per il bambino e quindi si era un po' persa questa cosa dell'allattamento, c'era stato un boom mediatico sui latte artificiali e le donne avevano paura ad allattare perché avevano paura di far male al proprio figlio. Queste ovviamente sono cose che mi sono state raccontate dalle persone del posto e quindi secondo me è un argomento che va affrontato soprattutto in una località del genere. Sono Nico Scolp, mi occupo di muralismo, formalismo, un po' di arte urbana. Sono qui a Taranto per il progetto Trust per realizzare una pavimentazione di un campo da basket della chiesa di San Giuseppe. Fondamentalmente il mio modo di operare tratta di equilibri formali, di alcune delle composizioni che sono venute fuori dopo un lungo processo di studio delle forme attraverso la realizzazione di un software open source scaricabile che permette la generazione di queste forme in maniera complessa ed equilibrata grazie allo studio di alcune variabili e quindi al cambiare di queste variabili otteniamo infinite composizioni, quindi tra arte e design generativo. Si parla di urbanismo tattico in questo caso, quindi praticamente con la riqualificazione di un'area attraverso queste composizioni si può trasformare uno spazio anche in qualcos'altro, può avere anche un'altra funzione, quindi diventa funzione magari di gioco, comunque di elementi che possono in qualche modo interagire con le persone, si tratta comunque di un'opera immersiva. Quindi il fruitore non è più solo spettatore, ma diventa protagonista dello spazio, lo utilizza e lo può utilizzare in vari modi. Non avevamo mai affrontato una sfida così grande, una città così grande e qui a Paolo VI, sinceramente noi sì, siamo ragazzi di paese, che siamo cresciuti per strada, però la sensazione del quartiere, quello che era un quartiere, noi non lo sapevamo. E rivedere nella faccia, dopo aver portato le prime opere, qui proprio a Case Bianche, dopo aver portato le prime opere, vedere la faccia l'anno scorso dei bambini, che sono state le prime persone ad avvicinarsi, e quest'anno quella dei nostri coetanei, delle persone più grandi, ci ha creato un qualcosa dentro che, quando dico sempre ai ragazzi, quando la sera vai a dormire ti senti bene con te stesso, perché purtroppo nella nostra società dovrebbe essere il contrario, le opere d'arte dovrebbero arrivare ad abbellire dei posti già magari sistemati, invece noi no, vogliamo fare un qualcosa di... abbiamo usato il senso contrario, dare attenzione a questi posti attraverso l'arte, e vi posso assicurare che già dall'anno scorso, prendendo per esempio Paolo VI, già dall'anno scorso a quando siamo ritornati quest'anno, qualcosa è cambiato. Qui a Paolo VI, parlando con i ragazzi, mi dicevano, loro erano molto chiusi in loro stessi, stiamo parlando in un quartiere a 10 km dal centro, quindi erano molto, tribù tra di loro, no? E al nostro arrivo, magari l'anno scorso, dicono, chi sono questi? E invece quest'anno ci hanno aspettato, ci hanno accolto a braccia aperte, sono 15 giorni che non paghiamo il caffè al bar, e
ed è una sensazione, come ti dicevo, molto bella, molto intensa, e quando ora è diventato un lavoro anche, però quando la sera vai a letto e chiudi gli occhi pensi: oggi ho fatto qualcosa di buono.